Si comincia bene. Sapevo, cioè se c'era Brad Pitt potevo stare tranquillo e tutte le donne si cussavano, no? Posso anche fare uno striptease con le donne? Posso fare il bambino? Buonasera a tutti. Oh, benissimo, hanno attaccato il phon in mio onore, ovviamente. Quando mi hanno detto oggi c'è il parrucchiere, hanno detto a me non mi riguarda, ok? Allora, benvenuti al debutto di questa nuova compagnia che si chiama Carnival d'Arsena Show. Che ha un senso questo nome, innanzitutto per il futuro sarà la prima compagnia del rione, di un rione di Arecino, del Carnival d'Arsena, più grosso rione. E poi c'è la tradizione, no? La maggior parte di noi vengono da un gruppo che si chiamava Gruppo Teatrale d'Arsena. Per la continuità noi abbiamo nominato socio presidente onorario il qui presente Antonio Tomei, di cui è la commedia. Ma se esistiamo è perché il Carnival d'Arsena ci ha dato la possibilità di usare un pezzo del nome, socio onorario. Socio onorario canta Lupi Luca, nostro storico regista, e non per ultima ma per prima Giovanni e Gianmarco Madonna, perché per noi Roberta Bartali, mamma e moglie di loro, era una grande amica e una grande collaboratrice del gruppo teatrale d'Arsena. Quindi, bando alle ciance, ma non prima aver detto grazie Terra di Viareggio, perché ci ha permesso di fare questo nostro debutto perfettamente in linea con il loro lavoro, praticamente, che è un lavoro di, diciamo, di analisi, di recupero delle cose vecchie di Viareggio, ma vecchie ma sempre comunque nuove, perché non si va avanti se non si conosce la nostra tradizione e non si ama la nostra terra di origine. Buon divertimento, Cioccio Ortoni da Rosto. Vieni, ti faccio sentire i motori delle moto. Lo sai che è questa lì? Questa lì è la VT500. Senti che motore. E questa lì? Questa lì. Questa lì te lo dico io. È la Benelli Laser. Ma te non puoi sapere perché non c'eri. Ora senti questa lì, Questa vita dovresti anche riconoscere. È il ciò. Perché non lo diciamo comparcato, bravo! Ma uno sai nati da un cane me l'hanno rimpiattato. Dino che sono diventato pericoloso, Dino. Ho comandato di velenari che avevano di quei motori, portavano 200 tonnellate a tentano di allora. Figuriti te se ho paura di un motorino, figuriti. Ma lo ritrovo, Prima che i giovaresti lo ritrovo, te lo dice il tuo nonno. E finché uno ritirino fuori, li faccio morire a son di dispetti, li faccio morire. Me l'hanno rimpiattato il motorino. E allora devono morire d'angherie, devono morire. Zio, volete giocare a tombola? A tombola? Magari! No, vieni, te portimi via allo stereo. Ma fa un modo, Io. Oh, ma venite a giocare altre? Sì.
Mettiamo a posto le cartelle, su, su, via. E ora, si finisce un attimo qui, si viene subito, no? Tanto datevi un'occhiata alle nostre cartelle. Oh, io comincio, eh? Dammi lì, dov'è l'affare? Vieni. Se no... Comunque sarebbe 70. Sì, il prete ride e la serva canta. Bella, Pio! Mi ricordo, mi ero comprato la briglia 2,50. State buonino, ce l'avete il 70? Il 70 no! 37! Nel 37 fu quell'anno che andai a Firenze con la Miguzzi 125! Che se ve la raccontassi tutta! Atono, state buonino, eh! 90! La paura! 66! Sorda, eh! Bella, Fio! Nel 66 venne la ribecciata che portava via Pini! In Darsina, le sagole delle barche si lamentavano, parevino l'anima del purgatorio, parevino! Il mio nonno! Ah, zio, state a... Se siete venuto per giù a tombola, allora giocate, eh! Ma state un po' zittino, eh! O su non ne ho aperto bocca! 44! Le scralline! Dimmela che c'ho, sto per... 77, le gambe delle donne... Della Pio, nel 77 mi ricordo, voglio cambiare la moto e voglio provare lo scooter, ma... 29... No. Come no? Nel 29 non è successo nulla. Ah, zio, ma che deve essere sempre successo qualcosa a tutti i numeri che tiriamo su? E della nena, ora, po' la sonata è lunga, eh? Sei! Nel sei, un c'ero! E meno male! Però c'era mi pa, eh! E no, eh! Una volta! 28! I peori! Nel 28 non ci crederai, ma... Atono, giù, ora basta, eh? Perché qui quando assai... Non se ne può mai più, io vado via. A tutti i numeri ce n'ha una. Ma veramente, quando sai, sai. Ha ragione, ha. Qui se il sitono un si chita, un si intende più nulla, un si può più gioca. È tutta la baru. Figurati, non c'è mica bisogno di pigliarla così di fruga, eh. Non ne vuole sapere le cose. E allora non mi dico più nulla. Oh, meno male l'antesa. Ti tira giù. Quarantacinque. Oh, ma rumela, eh. 78. Fatta. No. Oh, oddio. Oddio, sei un matto. Si tono. Vi siete fatto male. Oddio, non mi stare più. Avete picchiato la testa. Nel 78 ti chiappo il motorino per andare di Livorno. Non si fate errori di colpi di sangue, si fa. Boh. Allora, riprincipiamo tutto da capo. Levate i pipori dalle cartelle che io ritiro su, eh? Vai! Ci siete? Vai! 16! Oh, numela però, eh! No. 50! Ecco, vedi, nel 50 mi hai fatto rammentare che il fornaio mi ha dato 20.000 lire di resta alle 50 che ne avevo dato. Oh, ma mi venisse in mente dove lo misse. 36! È giusto 36 o 37 volte ci avevo guardato nella borsa, a volte ve le buttate lì così senza accorgimene. Vabbè, pa! 12. Quando sono tornata a casa, nella borsa un cerino. Nel borsellino sono sicura non ce lo misse. Vabbè, per giù. Ma della nena. E allora che si fa?
E c'è poco da fare, ho perso 20.000 lire. È meglio. Dio, che si fa? Si gioca o si discorre? E per me? Giochiamo, giochiamo pure. Qua, dammi un'altra cartella che questi qui... No. 35. No, ma mica per nulla, ma avete perso 20.000 lire così da buon abbono. 99. Tirela. E mi girino, ma a me che ho perso 20.000 lire. Vabbè, fa giù. 18. Cinquina. E lo sai che è di duro, là? Oddio. Zitti. Zitti, mi pare che voglia di qualcosa. Ma no, che voglia. Ah. Marianna, cane, come pesa qui. Vabbè, lo vuoi sapere? Dove è andata a finire le tue 20.000 lire? Dove? Ieri sera, andetti in cima al molo a pescare. Addio, ricomincia. Sì, donna, ora state bonino, eh. Se non lo volete sapere. Allora diteselo giù, ma dopo po', giù amo. Ieri sera, verso le 5, andetti in cima al molo a pescare. Ehi. Oh. Ma posto di scone, si è addormentato ad avere l'anchera di fondo, sono addormentato. Oh, e allora mi chiappo quasi 2 chili di sortoni. Ce n'era uno grosso nato da un cane, aveva una bocca aperta, pareva un forno. Domina un po' che aveva mangiato le 20.000 lire della Beppa. Meno male che le ho levate di bocca, guarda, oh, eccole lì, no, chiappere, là. Guarda un po', e te son due deri. Ora voi, se vuoi ristanco fa passare da un bel figli. State a sentire, se quando ho perso le 20.000 lire erino le 7 e voi siete andati a pesca che erino le 5, ma avete a dire come ha fatto il pesce lì a mangiare le mie palanche? Le 5, le 7, sono una serie a ciortoni come il girano di dojo. Loro mangino e addio. Ora non è mica possibile. Forse solamente rimbecillito. Dire, pazienza, è vecchio. Ma te ne fa di quelli, neanche un bamboletto di 3 anni. Ora per esempio una è per le 20.000 lire. Ma è la maniera, ma inteso? Te ne fa anche a furbizia. E è bene apposta che ti fa rabbia. Perché se non intendesse nulla, al limite, ci potresti anche passare sopra. Ma quello che ti fanno da di fuori è che ti pigli anche per i fondelli, hai capito? Ma io non so come fate voi altri a sopportarlo in casa. Se era il mio zio, sai quant'era che l'avevo mandato da qualche parte. Guarda, era meglio quando c'aveva il motorino. Almeno sortiva di asa, andava a fare delle girate. Ma si è toccato levandolo perché era diventato un pericolo per sé e per gli altri. Poi capirai, mi ci andava anche sul muletto, mi ci andava, ma te lo immagini se mi cascava di sotto? Ma scherzi, avete fatto bene, eh! Eh sì? Ora ti sta aggiornati tra piedi, ti sta? Stesse buona almeno, ma te ne fa di belle po', l'hai vista ancora te, no? Ma io te l'ho detto fare differente, pensici, dammi retta a me. Via, allora andiamo via quando si rigiova, domani sera? No, domani sera ci abbiamo da fare, domani l'altro. Ah, va bene, allora... Allora ciao, eh? Ciao, ciao! Vieni un po' qui, te. O che c'hai in mano? Un pollo! Come un pollo? E dove l'hai trovato un pollo di mattinata? Nell'orto! Nato male, vieni qui, fammi vedere! Ma era vivo! Era vivo, sì! Sennò come faceva a ammazzarlo? Me ne fai di quelle! Da chiappa con le molle! E come hai fatto? Non è mica colpa mia! Si giocava a Star Trek! Io ne ero detto! Quando faccio così col bastone? Te scansiti! E non si è scansato, eh! Non si è scansato! Vieni qui, sai! Ma senti, chiappo di pelo peggio di quel pollo lì, ti pelo! Ora chi lo sa di chi era quel pollo lì? Ora ci abbiamo anche da ripagarlo! Ma non c'avevi altro da fare, non c'avevi te, eh! Non è mica colpa mia! Guardalo chi è stato! È stato lui lì, vedi? Vedi come si rimpiatta! Ma te non lo sai perché ha fatto!
coda di pagallo. Me ne fa di belle, che tre belli non cane. Aspetta, ma per caso era una gallina bianca? E che ne so, domandila a Lullà che l'hanno pelato, no? No, perché se era bianco era un pullo del lì che deve essere finito per essere usato e finito il porto ieri sera e poi non ho più visto. O sta buono che giusto stamattina te lo volevo dire. Le penne te lo buttate via. E di che colore erino? Non me lo ricordo più. Oh, te lo ricordi? Ma senti chiappo, tieni tante che quelle te le ricordi quante è vero che sono tu, ma vieni qui. No, ora non è mica possibile, tu vedessi il fragello di penne di gallina che c'ho sul sogliolo di asa. Oh, ma se trovo che è stato mi ci viene a pulire. Penne di gallina? Sì, penne bianche. Hai anche il muso di dimmelo che sei stata te a pelarmi il pollo davanti, asa. Ma non correva tu mi buttassi le penne sul sogliolo e ci mancava più tu venissi a pelarmelo in cucina, che più lo sai che nelle pulizie io ci sono anche stitia. Io? Oh sì, io! Il pollo non ho più visto che ha volato gli altri al muro dell'alto e poi non ho più visto è sparito. E poi stasera l'aia fa meno lunga se mai detedere tu. Che c'è la cucina retta, fa arrumetato, come ci farebbe bro, nemmeno una crosta di pane. E guarditi la tua, guarditi la tua di uscire invece di andare a spidocchiare alle galline rubate in casa dell'altri. Io? Senti che bugiarda, senti che robaccia, avresti anche il muso di dire che ti ho rubato una gallina, senti che popò di bocca alla preda delle qui. Ah, robaccia io, eh? Robaccia io, eh? Però fino che si rovescia, senti da che pulpito vengono le prediche. Sta sentire, sta buona, marinese Pinocchio rifatto che non sei altro. Già io non ho voglia di confondimi con te e ci avrei la ritena anche troppi. Oh, ti avrebbe da discorrelle. Oh, anche una razza è diventato un pesciofino. Me li posso immaginare i tuoi discorsi a mentarola. E tu sai il caso che ne faccio? Già io non ho voglia di confondimi con te e con tutti quelli uguali a te, popò di ciuciara lendinosa. Innanzi da me che fa qui con te, sarebbe meglio, tocca il culo, a una cicala. Innanzi da me che fa con te, sarebbe meglio bucarsi con lo sprocco d'una tracina. Popò di bana, popò di ciuciara. Devi sapere che a buio, quando sono la mezzanotte e tutti dormino,
le scepe della pineta, a trabacca a muri del torto, e una volta la gallina li tira al collo, a quell'altra volta la strozza, e quell'altra in accanto nel culo e se la porta via. È inteso? E non vedi, sape, lo scelta pollaio, non vedi? Oh, lo senti perché dice tono, eh? Ma sì, danni da raccontare le novelle, Lulli. Novelle? Novelle? E allora quella volta che ammazzò 10 polli? Erimo sortiti con la cerchiaia a pescare l'anguille cee. Era la notte buia, nera come l'inferno. Erimo così lì sul canale verso la mezzanotte. Si cominciò a sentire dei troni bassi e lampite arrivarono da levante a ponente. Io, per un pigliare dell'acqua, misi in moto l'amiguzzi e un baleno me ne ritornai a casa. Quand'ero nell'orto per posar l'arnesi, sentì al buio le galline si lamentavino, parevino anime dannate, parevino. Ma che sarà mai? Alzo la torcia e ti vedo laggiù in fondo al pollaio un diavolo nero come la pesce che sbuona al pollaio, attravacca al muro e sparite. Vengo avanti 4 o 5 passi, faccio lume nel pollaio e... Indovina un po', per terra c'era una strage di galline, 10 ne avevo ammazzate nato da un cane, 10! E lo sapete voi altri chi era quel diavolo nero? Era il Fogliocco! Azzitolo giù! Giura mio se non è vero! Ma per esempio no, voi altre, verso stanotte, non avete sentito un ruciolio di seggiole e di granate nell'orto? No, non si è sentito nulla. Ma davvero non avete sentito nulla? E se vi dimo di no? Meglio così. A Baffardello, vieni, vieni con me, vieni, che ti faccio vedere no. Vieni va, vieni. Portarlo da qualche parte a mangiare a casa vostra. Beh, ma
insomma, voglio dire, ci sono tanti posti dove metterlo, perché, oh ragazzi, qui potreste metterlo dentro, deve star male, potreste metterlo in una pensione dove c'è di tutto, mangino bene, dormino, e c'hanno anche il dottore, lui avrebbe tutte le sue comodità e voi altri pigliereste un po' di fiato, perché se no della nena non potete mi andare avanti così, Sta buona, guarda, non parla tu con mio marito, ha detto che ci si informa e poi si guarda un po'. Ma non ci state a pensare tanto, datemi retta a me. Arrivederci. Speriamo davvero che questa situazione si possa risolvere in qualche maniera, perché, guarda. Permesso? E che c'è? La riunione del comitato stasera? Già, 1:25. Oddio, me l'ero scordato. Giù, prepariamo due seggiole, ce n'è più di là. No, sono tutte qui, ma bastano, dai. Avanti, Brando, buongiorno. Senti già. Qui? A che ora dove ritenevi? Alle 10, o che ora è? Oddio, com'è già tardi. Vieni, accomoditi. Vabbè, va, io vado via perché non mi voglio sentire tanti discorsi. E va bene, ciao. Ci vediamo dopo perché c'è da fare le pulizie per la casa perché arrivino bagnati. Sì, sì, ciao. Salve, Tono. E te che ci fai a casa mia? Aspetto quell'altri. E chi sarebbero quell'altri? Quelli del comitato dei pescatori. Il comitato delle anguille c'è. E come mai il comitato delle anguille c'è? Viene a fare la riunione in cucina del sottoscritto proprio oggi che c'è da preparare l'asa che arrivino bagnanti? Perché nel comitato dell'anguille c'è il marito della Gina e ci riunimo qui perché non ci avevimo altri posti, va bene? E chi ci sarebbe in questo comitato? Tito del Veo! Bono! Angio! E se lui non capisce nulla? Sì, è il presidente! Figuriti me gli altri, figuriti! Insomma, io a casa mia un ce li voglio! E poi proprio oggi, che c'è da preparare asa! Adesso, che arrivino bagnanti, arrivino! Ma... Atono, ora, vediamo un po' di quasi fate le figurette, Mettetevi di buono, fateli discorre, guardate d'un dì delle bischerate che le pulizie per la casa che arrivino bagnanti le facciamo dopo! Va bene, via! Vi rimpiatto vi da una parte e leggo via Reggio maschera del 1926, va bene? Non sarebbe meglio andarsi te di là? No, davvero? E se no come faccio a sentire me che racconti? No? Ho curiosa lì. Giù, prepariamo una spazzata così alla meglio. Tanto basta non ci sabbati, siamo tra amici, voglio dire. Oh, ma quegli altri a che ora dovevi venire? Sono io, Beppa. Vieni, vieni giù. Ah, ecco il mio cognato con Angio. Buonasera, però facciamo una ostina di giorno, Oh Beppa, scusa, ci vuole il suo tempo, Va bene, accomodatevi. Salve, salve, benvenuto. Viva! E allora? È che si vi? Ma... manca qualcuno, io! Sì, mancherebbe lo Strinato! E sarà bravo, no? Perso per la via sarà! Avevi te detto di star zitto! E allora... è chi si vi? E la via che ha voato io! Mamma mia! Allora, giù! Allora giù di che? Non siete venuti per discutere? Ben apposta! E allora se vogliamo discutere, discutemo, no? Giù, incominciate! E io? Non sono il mio presidente, io! E chi è il presidente? O sono io il presidente?
Giù, zitti, allora sentimo. Giù. Allora, è vero, come presidente ci avrei da presidiare. Ci avrei da insomma, prima dividi il presidente del comitato, eccetera, eccetera. Facciamo un po' più le ossa come va fatto. Che? Lo so da me. Come presidente del comitato delle anguille cieche, siamo qui riuniti in cucina della Beppa a D 27 giugno 1980 per parlare della prossima stagione. Ah, segretario! Eccolo qua! Descrive tutto, eh? Dubita! A te, come scrive bene lui qui. Buon per lui. Il segretario Abbadia scrive e non faccia tanto il fanfano. Sono anche fiatato. E siccome noi altri siamo venuti per dire le sue ragioni, e siccome con la cerchiaia vuota un garba restaccia a nessuno, e siccome questa sera ho sentito che per aria c'è un po' di ventarello. Quello che più conta è che ci eravamo d'accordo. Se vogliamo fare la brace, per me qua. Wow. Sì, ma io... Sì, ma se non mi fate discorre. Aspetta! Basta! Basta! No, basta, lo dico io che sono il presidente! Io che volevo dire? Basta, ha detto il presidente! Ma se mi fate discorre. Oh! Oh! Foste per me! Che date noia! Zitti! Se mi fate discorre, per prima osa, parliamo del fanale di Brandò. Eh no! Per prima osa bisogna discutere dei posti. I fanali si accendono e si spengono. Ma posto, ragazzi, non possiamo mettere nessuna sorte. E se dopo a me, per caso, un posto bruno mi tocca, come faccio io? Ma ormai il presidente ha detto il fanale. Vabbè, via, giù un teso. Allora facciamo così. Fosse per me, li butterei tutti fuori! Zitti, che il presidente ha inteso! Te chiediti? Facevo perché non t'avevi lo sentito. Allora facciamo così. Per prima osa, facciamo la votazione a chi c'è da discorre per prima. Chi è per il fanale, alzi la mano. No! Qual è la cosa più importante? Il posto. E allora si discute nel posto e basta. Votazione! Ma a me mi sembra bene sta cosa mia. Io ci avrei un'idea. Ecco. Testa zitto. Ma io ci avrei un'idea. E allora fa la svelta, dilla, perché guarda, stasera ci abbiamo da fare. Io direi, siccome c'è chi vuole fare la votazione e chi no, o perché un votamo se si deve votare? A te, quando ti capita una bella occasione per sta zitto, la devi sempre perdere con discorso ombrello. Stai a sentire, sì. Se il segretario rimette bocca non ci incastra, do le dimissioni. No, le dimissioni hanno subordinate all'anguille c'è. E che vuol dire? Vuol dire che finché vai a pescare, sei del comitato per forza. Se ci vai sortì, non devi più andare a pescare. Oddio, sa! E si pone! Te devi andare fuori! E della FIA, almeno fammi entrare. E perché dovrei andare fuori? Perché te non sei del comitato. Ma anch'io pesco l'anguille cee, E allora per entrare nel comitato devi fare la domanda al presidente. E che mi devo domanda? Mi devi domandare che vuoi entrare nel comitato. Oh. Presidente, voglio entrare nel comitato? Sono a sporta io. La domanda non è valida, va fatta al presidente tramite il segretario. Presidente, voglio entrare nel comitato tramite il segretario? Vabbè, via, giù, accettato, ma mettiti lì a sedere, che lì nel mezzo mi imbarazzi. Eccolo lì, il fanale di Brandò. Lo vedete? Sì. Lo vedete tutti? Sì. Sai, l'ha avuta vinta al fanale, Questo fanale lì pare uguale a tutti quegli altri, ma dentro c'ha la lampada logina e fa più lume che di quegli altri.
Le nuove accende? No. E a Roma più anguilli che divellati. Ma vi fa giusta, Vati? No, è un'ingiustizia. Io, per esempio, se vado a pescare con lume normale, voglio dire, e nel mezzo c'è del fanale lì, siccome l'anguilla hanno il vizio d'andare al lume... Te crediti, a verbale. Sei pronto, segretario? Pronti! Allora scrive. Il fanale di Brandò, avendo lampada alogena, è un'ingiustizia! Nel ramo delle anguille scene, giusto? No, e non ci mette che il fanale è un'ingiustizia. Mettici che Brandò ha truccato il fanale. E allora? Ma te hai studiato? No, ma anch'io pesco da anguille scene e faccio parte del comitato. E posso dire le mie ragioni quanto mi pare, va bene? Chi non ha studiato sta zitto e lascia scrivere il segretario che lo sa fa. Ma che fai? Ma che hai trafunato? No, pensavo... Ma cosa pensi? Scrive! Anguille c'è, ci vogliono due. Ci vuole la G e duelli! No, quelli erano per anguille. Io dicevo per c'è, senti che c'erano duelli. Ascolta, scrivilo come ti pare, ma sta zitto. Tornando a noi, il fanale è una questione che c'è da ragionarci. Ma, Brandò, ma duelli non ci si mettono mai. Erano duelli, anguille, c'è! Oh, ragazzi... Silenzio, se no prendo il fottuto e il presidente. Ve lo fate da voi altri, eh? Silenzio, ha detto il presidente! No, te se mi rimbecchi un'altra volta ti butto fuori. Hai inteso che silenzio lo dice solo il presidente? No, io che ho detto? Silenzio, ha detto il presidente. Vabbè, via. Veniamo al dunque. Sì, ma qui facciamo tanti discorsi e non concludiamo nulla. Ha ragione, Ano. Con tutti questi discorsi mi di cacciucco ce ne viene poco. Ora io ci avrei un'idea per rimettere un po' tutte le cose a posto. Ma bisognerebbe fare una prova. Oddio, ora che inventa. Bisognerebbe vedere come vi mettete per pescare. Come hanno sistemato i trappolini. E chi ci vuole, Tono? Diamo le seggiole e ti facciamo vedere come hanno messo i trappolini, no? Il mio è qui, Tom. Io l'ho un po' più qua, ecco. No, e tu è dietro il mio, o cominciamo con le novità, eh? Ma facciamo per farmi vedere, no. Le ossa vanno fatte precise no, o nulla. Bene. Io pesco con Brandò, che ti posso mettere qui. E te? E io il trappolino non ce l'ho, non la pesco dagli scogli, e allora mi metto qui. Ora però, bisogna pensare che ognuno ha in mano c'ha anche la sua cerchiaia, no? E poi ognuno c'ha anche il suo fanale, no? Eccolo qui! Ma che storia è questa? Aspetta, ma il fanale di Brandò dove dovrebbe essere? E quello da nella lu. No, e a papì. Vedete? Il fanale di Brandò fa lume a tutta la zona. E siccome le anguille erano accecate dalla luce... Ehi, e che c'è? Ma si fa per di no! E sicché da noi non venga in più. Ma se per esempio si levasse un po' di vento... Te fa vento con qualche cosa, giù? Io? Che te vuol dire fa vento? Che devo fa? E tu no! Chiappa questo cartone lì, no! No! E fa così, no? Faccio così. Ora che mi viene in mente. Ma se si leva vento è lo stesso. È lo stesso. Sì, ma se il vento si rinforzasse e si alzasse il mare grosso, rinforza il vento. È lo stesso. E se venisse una ribecciata di velle. È lo stesso. Sì, è lo stesso una fottisa, vedi? Perché se venisse una ribecciata così, vedi così, di belle che spazzino via
I fanali, i trappolini, i lumi, le gambe, non vi preoccupate che il vostro comitato in cucina del fatto acquisto un centenese più, un centenese. Oddio, dove sto di buono, oddio, che figura col comitato dell'Aquile, scusate. Oh, oh, una soddisfazione ogni tanto c'è dalle vostre, eh? Ma che soddisfazione, Otano, ora che figura che si è fatto, io che gli dica a mio cognato. Ma che c'è? Ma che è stato, Oi, oi, cugina, oh, non ci ho preso tutte le granatate. Eh no, eh. Non ci può nemmeno si andare avanti così, Uno con un caso così, un uomo. E oh, della figlia, se comincia a tifoni in quella maniera lì, poi va a finire che do del matto anch'io, eh. Ma te lo immagini che a giorni devi arrivare a bagnanti? E no, altri come si fa con tono in casa? Oh, non sei mica perché ti combina. C'è da aspettarsi di tutto. No, guarda, qui c'è da prendere una decisione e anche alla svelta. Ascolta, ci penso io. C'è un mio amico che aveva la stessa situazione in casa con vecchio. L'hanno messo in un posto che dice che ci stanno come dei pascià. Ui, ui. Ora lo chiamo, mi faccio dare l'indirizzo e poi ci vado direttamente. Ui, ui, e poi basta, eh? Per dire, guarda lì, alla limetta ciurmato, da lavori. Ma il problema ora è sarà a convincerlo. Che non dice a lui lì che deve andare a stare dentro una pensione? Aspetta! Ma non devi arrivare a bagnanti! E allora, senti un po', si potrebbe far così. Oi, oi. Cucina è libera, eh? Si potrebbe anche mettere in mano le pulizie dei bagnanti, si potrebbe. Se no qui a soldi di scorsi arriva il primo del mese e non si è fatto nulla. Donne! Ma donne, allora! Sa comincia! Via! State buono! Ora si viene! Io nelle pulizie ci sono anche stizia! Oh, non ci voglio mica scomparire, no! Guarda lì che cucina leta che ha lasciato! Ma ci si farà fra tutto! Della figlia, si starebbe bene non ci si facesse! E pochi ci sarà mai rimasto da far, no? Sul sogliolo ci ho fatto io! Nella credenza ci hai fatto te! Ah, vedi, c'è da mettere in lavatrice il copriletto grande e le lenzuola, vedi, me lo scordavo! E questa statuetta qui, che mormenti è più nera del monumento in piazza delle paure? Quella lì è l'ultima cosa, ora pensa a Pantera, giù! Sì, ma la prima cosa che si vede quando si entra, però... Nate bancane! Chi è che ci ha dato la saponata alle scale? Che ci si sfuggia, ma metti mi tronco al collo, mi tronco! Atono, giù! Ubbidito a portare ciabatte da tutte le parti! Ci abbiamo pulito ora! Prima che arrivino i bagnanti, c'ho da imbiancare il muro dell'orto, che è tutta ammuffita, inteso? Mi dici di dove devo passare? Se ci avete da lavorare nell'orto, andate nell'orto! Ma ora sortite di qui che già siamo casinati per conto nostro, no? Oh, ni dai noia, anche se tu ni dai una mano, ni dai noia, Befane! Dove vai te? Fuori, cammina! Guarda, l'ironia che c'è
Guarda un po', Agina, guarda che mi ha fatto il tuo figliolo col pallone. Era bello nuovo, l'ho comprato ieri. Io non c'ho colpa, il pallone c'è andato da sé. Ora poi con te si fanno conti, Voi, cammina! Guarda lì che macchia! Sai che ci vorrebbe? Un po' di varichina, ce ne sarà più! Sì, aspetta e te la piglio! Toh, ma sciacquici bene che sennò ci resta il puzzo, Ora però, non bisognerebbe sciampeggiarci tanto! Sennò è inutile! E allora chiudiamo tutto, no? Così non vi è più nessuno! Ehi, ma se si chiude, c'è ben asciugato in terra! Semmai sarà il caso anche d'aprire un po' qua da davanti, così in 2 minuti asciuga tutto, no? Ma zio, ma ora dove andate? Ci abbiamo dato ora il cincio in terra! Salva il mulinello! Ma quella canna lì è sempre stata attaccata nell'orto! Me lo dite ora dove la portate? Ma nell'orto ora mi imbarazza, no? Me lo dici come faccio a bianca al muro col mulinello attaccato? Ma ce la potevate mettere in terra 2 minuti? Ehi, mi ci trepino, no? Me la mandino a perdizione, me la mandino! Ma mi dite un po' una cosa, ma come mai avete sgrumato anche un camera mia? E perché ci devono dormire bagnanti, no? Ora giù, carità, se ce n'è! Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, dun dun remare! Bella via, che allegria, ma ne sai altre? Oh, ma ascoltimi me, la tovaglietta per il tavolino l'hai stirata te? Sì, è già al posto. Ma c'è un buo, Adatana! Bella via, ma per te, vieni qui, guarda come si fa, guarda. Lì, quando c'è la zuppiera sopra, non si vede più nulla. Oh, a me mi garbassero nulla, vedi se hai fatto così la rimediata, ma mi ce la fai le va, Ora, chi ne l'ha detta a tua di stracinare la canna nell'ingresso? Me lo dici come faccio io a levare le lenzuole dal muro con la canna tra piedi? Ah zio, ma se fate questo via da ronzù in giù, no? È inutile che Noa si sta qui a strusciare. Guarda lì le ciampate e guarda lavori. Ma un posto mica volà, Ma mi dite un po' una cosa. Se nella mia camera ci vanno a dormire in bagnanti, no? Io dove vado a dormire? E non ti preoccupare che da dormire ce l'hai, no? Da dormire, da mangiare, da riposarti, abbiamo trovato un posticino, guarda. E che vuoi che sia stare qualche settimana a pensione finché ci sono bagnanti? E poi quando vanno via alla fine del mese ritorni, no? Ora vedi, e tutti un ci si entra, e come si fa? E fai bagnante anche te, no? E la fia, prese rimesso, Tono, vai a fare il signore, vai! Ho inteso. Certo che come si pulisce noi? E la bella che hai trovato a bagnanti una casa così bella spulizzita e sgrumata e niscia dentro bene, vai a vestibit, te lo dio io, te lo dio. Oh, ma come l'ha presa? Ma a me mi pareva convinto, dai. È stato zitto, ma poi alla fine non mi sembrava tanto contrarioso. Va bene, non ci state a pensare tanto, Ah zio, e li siete lì? Nell'orto il muro è fresco e non ce la posso appoggiare. Accorso per terra mi ci treppino. Me lo dici dove la devo salvare io, Belmi te, vedi, anco te non ti vuoi più nessuno, non ti vuole. Almeno se c'avevo sempre il mio motorino, se c'avevo, lo sapevo io dove ti portavo, vai. Ma vedi,
mi dispiace perché sei sempre bella nuova, vedi? Ma se trovo chi me l'ha rimpiattato, ti tronco sulla testa a lulli, ti tronco! Ma... Oh nonno, ma che discorri con le canne da pesca? Sì, ma che discorri con le canne? Era lei che parlava con me, no, voleva andare a motorino sul molo, voleva andare... Ma io mi do mica retta, La metto dove mi pare a me, la metto. E un discorrino mica le canne. Ma come un discorrino? Sei sicuro? Allora vieni qua, vieni, mettiti a sedere che te ne racconto una, te ne racconto. Devi sapere, no, che a tempi dei tempi c'era un castello tutto circondato da un enorme canneto. In questo castello ci viveva Rosa Spina, che era la principessa più bella di tutto il circondario. Devi sapere che la sua matrigna era gelosa di Rosa Spina, e allora una faceva mai uscire dal castello, sicché questa povera principessa s'affacciava alla finestra e vedeva delle canne, s'affacciava da quell'altra finestra e vedeva delle canne, e non c'era versi di vedere altro, non vedeva altro che delle canne, sicché sentendo il fruscio del vento, che queste canne, insomma, capito, col fruscio del vento mettevino, praticamente le gli sembrava quasi che discorressero queste canne lì, no? E allora piano piano, insomma, ci fece amicizia, poverina, gli raccontava tutti i suoi segreti, tutte le sue confidenze, è inteso? Fatto sta che un giorno arriva al castello un principino, il quale furbamente si sostituì alla voce del canneto. Rosa Spina non si accorse di nulla e continuò a discorrere con questo canneto, ma in realtà era la voce del principino. La matrigna però, quella brutta cattiva, che fece? Scoprì il principino, lo fece arrestare e lo rinchiuse nella prigione più buia di tutto il castello. Rosa Spina, te l'ho detto, non si accorse di nulla e continuava a discorrere con le canne, no? E sicché mentre questa imbecille lì discorreva con le canne, il principino morì per sete per tutta la vita in questa prigione del castello. Hai inteso? Hai visto se parlino le canne? Ma te che ne sei tante? Perché mi hai raccontato questa novella tutto di prigionieri? E sono a potti, sai io, vedi? Perché te l'ho raccontata? È che tu ma e quell'altre due o tre befane mi fanno dovetta a matto, mi fanno dovetta. Ma le sistemo io, vai, non ti preoccupare, le sistemo. Andiamo, vai, andiamo, che è finito il primo tempo, giù, andiamo. Di buchi. Hanno mangiato a sto. Ma si sono persi secondo te? Non lo so. Sai, gli uomini ci mettono sempre il tempo a cambiarsi. Hai ragione, a prepararsi. A nascere, a cambiarsi, a sapere quel che vogliono fa. Avete nulla da piegare voi altri qui così nel pubblico? Tanto che siamo qui? No, eh?
Scusate, fa lo spaghettino. Scusate. La figlia, Tono, si è aspettato ma ne è valsa la pena, eh. E dove andate così mutato? La figlia, come siamo eleganti. Andiamo a pensione a fare signori, eh. Oh, e fate anche in giretto in macchina. Ma chi vi porta? Vi porta Tito? Tu, allora andiamo. Via. Allora vado via, eh. Allora, arrivederci. Tanto ci rivediamo presto. Al sicuro. Oh. Se casomai durante la mia assenza si mettesse a piovere, no? Non importa che coprite la cerchiaia, quella nell'orto, la mia cerchiaia. Tanto un po' d'acqua mi fa bene, inteso? Si restringe e si rinforza, inteso? Vai tranquillo che alla cerchiaia ci si pensa noi. Via, mi pare di un scordarmi altro. Allora vado via, eh? Vai. Vado via. Oh! Mi pareva, vedi, di scordarmi qualcosa. Se casomai, durante la mia assenza. Son vecchio, ma delle volte mi capita che non mi ricordo le cose. Allora, che devo fare? Semmai, la mia seggiolina, quella bassa, sai quella che ci lavoro nell'orto? Datela al bimbo, che gli può servire per fare la lezione di scuola. Va bene, si dà al bimbo. Che la seggiolina soda, quella lì. Teso, e un ci casca, va bene? Va bene, no, ma poi tanto quando torni la riprendi, scusa. Insomma, datigliela, va bene? Via, andiamo. Allora vado via, eh? Ciao, fa un modo, eh? E che devo fare a modo? Tanto qui da lungo. Semmai, datemi un'occhiata anche a quel pezzetto di terra dove ho seminato radicchio. Va bene? Che ora dovrebbe spuntare, dovrebbe. Datemi un po' d'acqua, la mattina e la sera. Va bene, basta poca, sa, tanto da mantenere il terreno umido, va bene? Vai tranquillo. Via, allora vado via, eh. L'hai fatta benzina te? Ho fatto il primo stamani, andiamo giù. Vedi, oh, aspetta, era a metà la benzina, mi è venuta a mettere un'altra cosa. Se casomai venisse fuori il miciao, copritelo, se no mi sarugginisce la marmitta, mi sarugginisce, va bene? Stai sicuro? Va bene, via. Allora vado via, vado via. Va. E sarebbe l'ora? Eh? No, dicevo, vai tranquillo, pensiamo a tutto noi. Hai ragione, vedi. Ma ora mi è venuto in mente anche un'altra cosa, mi è venuto in mente. Che ci avevo da dare la seconda mano a quel tavolino nell'orto, che ora vedi, chi gliela dà? Me la darai quando ritorni, no? Vai tranquillo. Va bene, via, allora vado via, eh? Vado via. Vai. Via. Vado via. Oddio, rieccolo! Vedi, oh. Semmai, la sera, me l'ero scordato di libero. La sera prima di andare a dormire, serrate bene la finestra di uscita che loccia, hai inteso? Quando la chiudete, ci avete da spingere la maniglia, se no, non chiude bene, va bene? Ma ora te guarda se bisogna preoccuparsi anche di quelle cose lì. Vai tranquillo che ci si pensa noi. Oh, e non vi scordate del gatto, eh? Poveraccio. Anco lui resta solo. Ma figurati te, ora ci abbiamo anche da pensare al gatto. Guarda lì, c'ha già la sua scodella del mangiare bella e piena e bella pronta. Figurati te il gatto. Andate, partite che è tardi, via. Via, su che la macchina aperta, ma che fa modo? Andiamo, signor, giù. Va bene, via, allora vado via, eh. Vado via. Ah, ce l'ha fatta davvero. Ah, ora finalmente spiglia un po' di fiato, perché poveromo è buono e caro, ma a sopportarlo. Allora, è partito. Mi dispiaceva andare via. E mi dispiaceva, no? Sì, no. E del resto è una risoluzione che anche noi si prende a malincuore, no?
Ma come si faceva? Eravamo arrivati a un punto che non se ne poteva più, no? Non vi preoccupate, avete preso la decisione giusta. Voglio dire, per voi altri e per noi. E anche per quella gente che ci aveva in casa, perché guarda, erano figurette in continuazione. Oh, senti qua, si respira già un'altra aria. Guarda. Più tranquillità, più libertà. Più tempo? Più spazio, perché ora si è liberata anche la cameretta. Oddio, giusto, ci abbiamo da preparare la festa perché arrivino bagnanti, Tutte stamani dei vino capità. Di luglio, no? Ora! In mattinata! E chi sono? Da dove arrivano? Ehi, vengo da un posto come Tittoretta! Sì, vengo da Poretta, sì. Non lo so, un posto per il là, verso Bologna! Te la fia, signori! Sono tre i signori, voglio dire, i ragionieri, la signora e poi c'hanno ancora la zia che la portino al mare a fare le renature per il dolore a ginocchi. E voi altri, dove vi sareste sistemati? E noi ti dormimo in casetta, no? E c'entrate? E che vuoi fare, s'arrangiamo, no? Boh. Ah, oh, ecco fatto! Ora anche la cameretta è sistemata, Oddio, non saranno mica loro! Tu, Beppa, te rimpiatta le granate che apro la porta! Su, su, oddio, anche lì! Oh, buongiorno, ben arrivati! Buongiorno, signora, ben trovata, come state? Bene! Non c'è male, grazie. E lei? Ma guardi, questa è la cucina, eh? È tutto bello pulito. Ora poi rifaccio vedere anche su che ci sono le camere. Ma non ci preoccupi, sa? Oddio, ma suo marito è rimasto fuori, lo faccio entrare. Si è fermato a prendere le valigie dalla macchina, ma arriva subito. Con permesso? Venga, venga, s'accomodi. Buongiorno a lei. Come va, signora? Bene, bene, grazie. Ma aspetti, aspetti, l'aiuto a portare sulle valigie. Ma ci mancherebbe altro, non si scomodi. Faccio io, faccio io. Argia, Argia, ma dove lei pare? Aspetta, mo, zia, che poi ci andiamo. Casomai se mi dice dove posso posarle. Oddio, si scusi, guardi. Là ci sono le scale e su ci sono le camere. Argia, Argia, ma dove lei pare? Ma vieni su, zia, che poi ci andiamo. Se permette, signora, io userei questi ingombri, poi casomai ci rivediamo. Vada, vada tranquillo, faccia pure come se fosse a casa sua, Vieni, Argia. Argia, Argia, ma mo a Fiorenzo ci sono le zanzare. No, ma sali su, zia, che poi andiamo male. Guarda Dio, appena entrati! Ciao, ciao!
mica per niente, sa! Ma un colpo così alla testa non è mica piacevole, sorbole! Ma me la scia! Ma che sangue! Arturino! Fai vedere mo la scia che è solo un bozzo, tranquillizza la zia, ma dai! Oddio! Guarda, mo ben che non è niente, zia! Allora, se permette, signora, noi andremo di sopra. E in canne non ce n'è più, ne vero? Vada, vada tranquillo. Vada anche lei, signora. Facciamo di no alla zia, eh? Che figura. Appena arrivati, io. Guarda, ma te non immagini se succedeva qualche cosa? Matteo, da troncassi in collo. E la figlia Mari, e ci mancava come la lì, guarda. Ci manca bianco te stamani, guarda, fuori che non è mattinata, eh? Allora sono in mattinata, perché chiamato il fotografo? Che fotografo? Oddio, è vero, abbiamo chiamato il fotografo per fare un gruppo per il compleanno del bimbo. Vuole avere il fotografo? Ma stamani l'hai chiamato? Detto proprio stamani. Allora, se dobbiamo fare la foto, vado a chiamare Cangio, se no ci resta male. Oh, ecco fatto, a posto. Com'è andata? C'è andato volentieri? Oddio, tanto volentieri, insomma. Ma vedrai che il fotografo si adatta, il posto è buono, non mi manca nulla, figurati. Speriamo bene. Ma che fate? Non sei chiamato il fotografo per fare la foto che è il compleanno del bimbo? E che era oggi? Detto. Allora, se viene il fotografo, ti vado a fare qualcosa di un po' più elegante. Aspetti, mi venga anch'io. Se viene il fotografo, sarebbe bene che mi vada a mettere una giacchetta anch'io. Sì, mettiti quella blu di fresco che è nell'armadio in cima alle scale, vai. Vado. Che ci tenga, figurati. Ma mi sono messo la giacca buona proprio per. Più che altro per rispetto. Ecco, voglio dire, un tipo mica presenta in casa d'amici, oltretutto per una fotografia in maniche di camice, voglio dire. Sì, anche mi sono messo qualcosa, giusto così come capitava proprio per. Ecco, fossimo come le donne che ci hanno da cambiarsi, da trovare il vestito adatto, le scarpe. Ma voglio di noi altri. Per noi va bene un paio di scarpe qualsiasi, una giacca così come viene, giusto per un S in maniche di camicia. Oh, guarda un po' come mi sta questa qui. Non c'è male. Per me non ci dice col colore delle scarpe. Vuoi di? Abbi pazienza, ma fanno a cazzotti. Sì, ma che vuol dire? Tanto noi. È vero. Tanto noi fossimo di quelli che stanno attenti al pelo storto. Ma a te la vera, un paio di pantaloni, una giacca, una vale l'altra, no? Casomai, come mi vedi me? Questi pantaloni sono un po' cortini. Lo direte
secondo me il pantalone deve coprire la scarpa. Ora via, tanto voglio di noi altri. Ma sì, prendeva bene in tutte le maniere, figurati. Comunque, effettivamente, io le scarpe ci penserei, eh. Me ne vado a cambiare. Non lo so, magari la scarpa, che ne pensi? Una scarpina? Ce la vedresti te? Ma io casomai... Ma guardiamo se queste donne, comunque sia, magari loro ci possono dare dei consigli. Magari guardiamo un po' come... come magari si presentano loro. Oh, eccole. Oh, Mari! Lidona! Ah, insomma... Fammi un po' vedere, lascialo tenere lo sciale così impiccato al collo, lascialo andare un po' più, ecco, così, un po' più lento, piuttosto ascolta, guardami un po' la sottana, mi sembra un po' che mi prenda un po' più da una parte. E sta zitta un po' poino, fammi vedere, c'è una pensa qui che è un po' troppo. Oh, ma rimango tutta. Vabbè, si via. Sa. Le donne non sono mica come noi che a queste cose non ci si bada. Prima che loro si impronte, figurati, faccio un tempo a cambiarmi la giacca. E io i pantaloni. Sarà bene. Oh, ma la Gina non è anche ritornata? E dove è andata? A che ora arriva il fotografo, eh? Se no, la bella è che ha visto il fanale lì. Ma lo so, è andata lì dall'Elisa a pigliare un po' di tremarino per fare. Ma l'Elisa... Ma ora era il momento di pensare al tremarino e dare un po' la voce all'elata all'otto, perché se no fa tempo! Oh, Gina! Ah, aspetta un giorno! E muoviti, che se no sei sempre tutta dall'estitti! Aspetta, eh! Ce l'ha la salvia! C'ho il tremarino! Va bene! La nebbitella! Oh, vengo, eh! Oh, 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 oh. Oh, Gina! Ma l'avete visto il bimbo? E no, ascolta un po', ce l'hai fatta? Ora mi dici che ritratto ti fai tutta rappuzzita di tremarino? Oddio! Ehi! Matteo, te la sei anche messa la giacchetta? E dov'è la giacchetta? Ma come dov'è la giacchetta? Cammina, no, è nell'armadio in cima alle scale, cammina che ora arriva il fotografo! Oddio! Mancherebbe la Terè! La vado a chiamare? Che dici? No, aspetta un attimo, no. No? No. Come no? Ora vedi te. Che fai? Ora hai ragione che io c'ho da fa, eh. Ma vedi stasera prima di andare a letto. Vieni d'ottante, che speri fino a domattina. Guarda lì come ti sei conciato. Guarda lì i calzoni nuovi. Ma dove ti sei ruciolato? Cammina, eh. Vare a cattare la spazzola, ma cammina, perché a me mi ci ha fatto prendere 5 minuti! Oh Gina, ma mi c'è un po' cosa? Ma come mai la giacca da sposo da una parte mi sta più lunga dell'altra più corta? Sponno, vedi che ti sei abbottonato storto, guarda lì! Buongiorno, venga! Buongiorno! Eccolo, venga! Ah sì, mancherebbe la Terè a questo punto, la posso andare a chiamare? Vai tranquilla, ecco, via! Allora, via, facciamo una bella foto, siamo tutti? Sì, manca un pochino di gente, siccome vede, sarebbe il compleanno di questo mascalzone qui che... Ah, ecco! Tanto con Villa, la foto che non lì, puzzerà fa, io l'ho detto che volevo il mio amico Marietto. Io dico che Godzilla ne busca anche se è il suo compleanno. Uffa. Mettiamola, siamo qui anche noi, venite, vengano anche loro, vengano. Ma che eleganza. Siamo venuti vestiti così alla meglio, senza complimenti, tanto voglio dire, siamo fra amici. Ma lo strinato dov'è? Io l'ho chiamato, dovrebbe arrivare. Sifone! Eccolo! Allora, siamo tutti? Salve Gina, buonasera Beppa, salve a tutti, Ma il tono! Ah, lo sapevi? E il tono l'abbiamo mandato in una pensione per anziani.
Ma sta meglio che di noi, non gli manca nulla, c'ha la sua libertà. Oddio, però mi dispiace che non ci sia Tono stasera, eh? Se Godzilla, punti ci vuole. Ma Bimbo, ma ci vai la tua mano, eh? Oddio, mi scusi, sa, abbia pazienza. Venite a sentirci, va. Ma che ci... Io non ti do nulla, eh! Ma stasera si fa tutto un conto! Via, tu allora siamo tutti! Oh, facciamo un bel gruppo! Oh, noi qua! Oh, 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 la signora più a destra, per favore, troppo! Ecco, allora, siete troppo vicini, eh? Io così non riesco a inquadrare la seconda fila, eh? Lei dove va? Ragazzi, siete troppo vicini! Oh. Dovete fare un passo più indietro, così non passare tra... No! Suggerito per noi Bianca Maria Vinti. Scenografie, tutte quelle robe lì computeristiche, Marco e Mauro Tonioli. Un'altra debuttante dopo la Bianca Maria suggeritrice è direttore di scena Amanda Benetti. Aiutanti di direttore di scena Ruggero Sartini, Naomi Palla, Isabella Di Luisi e Riccardo Bianchi, che è stato talmente bravo che è venuto e poi è andato a lavorare. Eccezionale, meritorio. Avanti con gli attori! Rossella Nesti e Simone Sacchi. Sono io il presidente? Oh,
ragazze, come devo farlo a pratica con me qua, oh. Narciso Bertozzi, Claudio Pidi. Ma te hai studiato? No, ma anch'io pesco l'anguilli c'è. Matteo Dalle Luche, Nicola Petrucci. Ora dite muschi, eh? Francesca Petrucci, Marco Palma, il futuro del cambio della carta nascente. Maria Urzo. Orentinosa. Potevibana. Rambaccia. Irene da Prato, Elisabetta Carla Fecoli. Scena, Claudio Lonigro di Terra di Viareggio. Io mi propongo e mi faccio funzionare. Non so come mai c'è questa. Ma io se vuoi. Wow. Carnevale d'Arsena Show ci ha onorato della sua presenza e siamo contenti e soddisfatti del debutto a quanto sentito, e mi unisco a tutti voi per il ringraziamento. Come vedi c'è due o tre persone, cioè non è che t'hanno considerato. Grazie. Bene, ringraziarvi tutti che li ha già nominati Mario, che li conosce tutti, ci siamo visti qualche volta per le prove, c'è stato qualche intoppo con l'audio, però purtroppo i microfoni non erano sufficienti per tutti, quindi cambia da persona a persona, cambia la tonalità, insomma c'è stato qualche problema e spero che ci scuserete. E il mio intervento è solo per ricordarvi, oltre che a unirmi a voi per gli applausi di questa bella cosa, che oltretutto Antonio c'è sempre. Antonio, ci sei? Se ci sei va tu fuori, non c'è, è andato. Ci volevamo unire a tutti voi per ringraziare anche Antonio, che è l'autore del testo che è stato eseguito stasera. Dicevo, il mio intervento è per ricordarvi che questa era la terz'ultima serata. Domani sera, venerdì 8, Viareggio in luce. Una passeggiata attraverso nel tempo con i filmati e alcuni i più forse voglio dire significativi presi dall'archivio dell'Istituto Luce. Sarà una carrellata che ci porterà nel tempo partendo dal 1916 e arriveremo fino al 1962. Sono 22 filmati brevi, perché sono le clip che davano una volta al cinema al cambio fra il primo e il secondo tempo, non so se qualcuno magari di voi se lo ricorda, era il film Luce e poi è diventata la settimana Incom, dove ci sono questi spaccati di storie, di costumi d'Italia e fra questi anche della nostra città, che sono bellini, sono originali e sono, voglio dire, vale la pena di essere visti. Sarà una serata anche articolata con alcuni canti, alcuni brani, e che ci faranno rivivere l'emozione delle epoche che attraverseremo. Questo domani sera alla stessa ora. Domenica sera chiuderemo con, come facciamo tutti gli anni, e sarà una serata commemorativa per il 2014, sono 70 anni dalla liberazione di Viareggio e sono anche 70 anni dalla morte di frate Antonio Bargagli. È un tributo che dobbiamo anche per
dovere di ospitalità, ma lo facciamo col cuore, di questo frate che venne ucciso il 10 agosto appunto del 1944 nel Padule di Viareggio. Ci sarà anche la mattina un momento di commemorazione sul posto, sulla via dei Comparini, appena dopo il passaggio a livello il sottopasso dell'autostrada, c'è un cippoli sulla sinistra, ci troveremo lì per commemorare. E la sera ci sarà Elisabetta Salvatori che ci proporrà Scalpicci sotto Platani, il ricordo della strage di Sant'Anna che, pensate, avvenne solo 2 giorni dopo l'uccisione di frate Antonio Bargalli, il 12 agosto del 44. Bene, non vi voglio trattenere oltre, mi unisco a voi per l'ultimo applauso alla compagnia del Carnival Garcia Show e un applauso anche per quanto riguarda, voglio dire, il bel testo, il bel vernacolo garbato, come a noi ci piace sottolineare, di Antonio Tomei. Grazie Antonio Tomei. Un'ultima cosa, poi non vi annoio più, siete tanti, ci fa piacere, è una delle serate forse la più affollata di quelle che abbiamo avuto, di questo vi ringrazio. E noi siamo un'associazione e ci reggiamo sul vostro, voglio dire, contributo, sia morale che materiale. Se volete c'è una cassetta, oppure potete iscriverci alla nostra associazione sostenendoci per iniziative future. Grazie e buonanotte. Thank you.